puntata di oggi parleremo di tre chiese contemporanee e vedremo come la Chiesa Cattolica riesce a utilizzare il linguaggio dell'architettura moderna per riaffermare il valore del suo messaggio universale. Alle mie spalle la famosa chiesa realizzata per il Giubileo del 2000 dall'architetto americano Richard Meyer, Dio Padre Misericordioso, un'architettura dal linguaggio estremamente moderno, il linguaggio internazionale dell'architettura contemporanea. Vediamo l'utilizzo del vetro, dell'acciaio, di questo cemento fotocatalitico che ha la capacità di trasformare l'anidride carbonica e di captarla e di non disperderla nell'aria, per cui anche una funzione ecologica. Vedremo poi successivamente nella clip la chiesa della Madonna del Suffragio dello studio Berarducci, che riprende con forme moderne certi stilemi di architetture sacre medievali antiche, proto-romaniche, la luce che filtra da piccoli spazi, a differenza di questa architettura che è inondata dalla luce e che ha una sorta di richiamo medievale, a un misticismo medievale. Poi andremo al quartiere Ponte di Nona a vedere una chiesa realizzata per il Giubileo della Misericordia nel 2014, che ha come suo elemento portante la semplicità dell'involucro e l'utilizzo di materiali di Roma, come il travertino, e la capacità di rappresentare con un segno semplice la presenza della chiesa in un quartiere periferico. Dopo la clip avremo come ospite l'architetto Petreschi e l'architetto Silvio Riccobelli, con cui cominceremo a parlare di questa chiesa che alle mie spalle si erge a determinare con una forma simbolica e con una capacità di linguaggio forte un quartiere altrimenti piuttosto anonimo. La chiesa di Nostra Signora del Suffragio e Sant'Agostino di Canterbury, nella periferia est di Roma, a Torre Maura, ha un'immagine riconoscibile di edificio sacro, senza rinunziare a un linguaggio architettonico al passo con i tempi, come la chiesa del Concilio Vaticano II ha indicato come modello per i riti della comunità cattolica. L'ascetico volume dell'aula, illuminato esclusivamente da lucernari, è spazio mistico proiettato verso l'alto, protetto da massicce mura perimetrali sormontate da quattro torri compatte di ispirazione medievale. Due soli materiali all'esterno, il mattone di terracotta ocra del rivestimento dei vari corpi di fabbrica e il metallo delle porte, delle finestre, della struttura campanaria e del portale d'ingresso. All'interno cemento a vista delle travi, dei pilastri e delle mura, e ancora cemento pigmentato e finito con resine epossidiche sul pavimento. Chiari i rimandi a Louis Kahn di Dacca nel progetto di Carlo Berarducci, ma anche alla chiesa di San Valentino al Flaminio di Francesco Berarducci, padre del progettista. Isolato su di una collina, il complesso parrocchiale vigila sulla città circostante con i tratti austeri degli antichi organismi monastici. Ma la riconoscibilità del sacro e lo spirito di accoglienza nella comunità parrocchiale può essere ritrovata anche nella chiesa Dio Padre Misericordioso, nel quartiere di Tor Tre Teste, progettata per il Giubileo del 2000 da Richard Meyer. Coniugando forme plastiche e materiali innovativi, come l'ecologico calcestruzzo dei gusci murari autoportanti, capace di funzioni fitocatalitiche, Meyer approda al risultato di una rappresentazione del sacro nel segno della luce che tutto pervade in questa chiesa, dal linguaggio modernissimo. Un organismo che non rinnega i valori tradizionali della Chiesa Cattolica, ma li rappresenta aggiornati ai nostri tempi, con i contenuti più avanzati del design, della tecnica e nel rapporto aperto con la periferia che lo circonda. Solo col tempo della memoria giungerà la comprensione dei fedeli più scettici di fronte all'inedito, ma la Chiesa è capace di essere avanguardia anche nel coniugare la tradizione millenaria con un moderno pensiero architettonico. Con lo scorrere del tempo, gli abitanti di questa periferia lontana di Roma, guardandosi intorno, potranno discernere la bellezza di architetture come questa e considerarla parte della propria memoria e di quella collettiva, come accadeva alle chiese di una volta. Abbiamo visto nella clip, Silvio, come la Chiesa Cattolica riesca a utilizzare diversi materiali del linguaggio dell'architettura moderna per rappresentarsi. In questa chiesa la rappresentazione forse raggiunge il suo acme, quasi una sorta di
autorappresentazione trionfale. In effetti la chiesa era stata progettata per il giubileo del 2000. Tu hai un'opinione piuttosto eccentrica rispetto al filone un po' trionfalistico che io in un certo senso rappresento sulla qualità di queste chiese. Beh, io credo che questa chiesa sia stata, come dire, un'abilissima operazione di marketing, nel senso che finalmente anche la Chiesa, dopo secoli in cui lo Stato della Chiesa non si rivolgeva più a Leon Battista Alberti, a Giacomo della Porta, a Michelangelo, ha deciso di rivolgersi a un archistar. Un'operazione di marketing ben riuscita, il giubileo deve essere l'occasione giusta, però se parliamo di inserimento in un contesto sociale, nel tessuto sociale in cui deve andare a inserirsi questo manufatto, devo dire che questo bellissimo oggetto architettonico su cui si sono scritti tonnellate di inchiostro forse lascia perplessi. Questa è una chiesa costata credo circa 40 milioni di euro. Non voglio fare il discorso demagogico se ne poteva costruire molte di più, se ne poteva fare 20 per... Però dico, e faccio un esempio, tanto per il generico, richiamo la chiesa di Berarducci al villaggio olimpico. Ecco, un tessuto socio-economico diverso, ma all'epoca in cui costruire ancora un tessuto, diciamo, difficile, in cui hai questo, diciamo, organismo architettonico che penetra nel quartiere con discrezione e vive, diciamo, una realtà attraverso la sua capacità di entrare. Ecco, questa chiesa secondo me non entra nel quartiere, si rappresenta se stessa. Questa chiesa è una sorta di iconografia che deve essere così per poter significare il messaggio della Chiesa Cattolica, perché il quartiere è un quartiere piuttosto anonimo, l'architettura è un'architettura residenziale normalizzata e secondo me è necessario che le forme delle funzioni simboliche siano forme significative, non possono queste forme essere compresse in un discorso che a mio parere è il tuo ideologico. Io non credo che qui ci sia un'esuberanza che prevarica, qui c'è un'esuberanza architettonica che vuole rappresentare senza mimesi l'acciaio, il vetro, il cemento, tutti materiali della modernità utilizzati con discrezione e con capacità. Parliamo di architetti ed è giustissimo, tu richiami molto opportunamente il messaggio della Chiesa Cattolica, penso con difficoltà che Cristo avesse mai immaginato 2000 anni fa che, voglio dire, il suo messaggio, la sua parola venissero veicolate attraverso esempi di così grande lusso, diciamo, perché no? Però rischia di essere ideologico, è vero, hai ragione, però lo è, nel senso che poi la Chiesa forse deve essere portatrice di valori sani e deve soprattutto avere la capacità di attrarre, di aggregare un popolo, la società, la comunità. Beh, è una rispettabile posizione, la tua molto in voga, ma io segnalo che giudicare le architetture sulle categorie dell'utilità e dell'inutilità è molto scivoloso, perché noi sappiamo quanto il genere umano sia il campione dell'esigenza dell'inutilità e del superfluo. Per cui io credo che noi si debba valutare questo oggetto architettonico per quello che è in se stesso, una bella forma, una capacità di rappresentare il sacro, una capacità di utilizzare i materiali della modernità senza sopraffare il quartiere circostante. Dunque una valutazione diversa da quella di Silvio, ma ovviamente è bello che ci sia un dibattito su questo tema. Sì, aspettiamo il giorno del giudizio universale per conoscere la verità. Ci vuole un arbitro superiore per questi argomenti. Marco Petreschi è il progettista della chiesa di Santa Teresa di Calcutta, una chiesa moderna che con il suo linguaggio ha determinato in un certo senso la qualità di questo intorno altrimenti piuttosto anonima. A lui vorrei chiedere le premesse di questo progetto e un po' la storia di questa architettura. Beh, ci sono due aspetti che vanno rispettati nel momento in cui si progetta una chiesa. C'è un aspetto che dovrebbe essere fondamentale, che è quello liturgico, perché altrimenti sennò la chiesa non avrebbe una funzione. La seconda è quella invece di coniugare l'aspetto architettonico insieme a quello liturgico, che è sempre stato un problema molto grande. Ci sono chiese
molto belle architettonicamente che non funzionano dal punto di vista liturgico. Ci sono chiese molto brutte che invece funzionano dal punto di vista liturgico. Questa lotta tra l'architetto e il liturgista è sempre stata il leitmotiv della costruzione delle chiese. Una sorta di lotta tra forma e funzione, esattamente, quella storica dell'architettura. Esattamente, in un certo senso. E poi, secondo l'insegnamento, in una struttura direi abbastanza anonima, priva di un punto di riferimento, di riconoscibilità, di visibilità, che in effetti devo dire che è stato uno degli scopi principali di questa progettazione. Ma c'è una sorta di invenzione da parte tua, oppure guarda, hai seguito dei canoni? Dunque, che qui ormai esisteva una griglia abbastanza, diciamo, anonima, dove il punto di riconoscibilità del quartiere dov'era, e quindi questo doveva diventare per forza un qualche cosa che avrebbe attratto, una sorta di campo magnetico che avrebbe attratto praticamente anche la popolazione, e pare che l'effetto sia riuscito, anche perché non solo l'aspetto della chiesa, ma anche la sua continuità con l'intorno urbano, la piazza, che di per sé ha determinato un elemento di qualità dell'ambiente, dove alcuni dettagli che poi alla fine sono quelli che racchiudono un po' l'insieme. Io mi parlo per esempio della panca riservata alle persone che si vogliono riposare sulla piazza, al piccolo teatrino che è stato fatto perché i bambini possano trovare un punto di incontro e di accoglienza. Anche questi sono elementi che tutto sommato hanno dato qualità a questo progetto. Senti, e parlami un po' di questo campanile, allora, che è l'elemento che si nota, sì, che svetta. Allora, la riconoscibilità. Molti critici hanno detto che le chiese oggi non si riconoscono perché hanno l'aspetto di magazzini, di supermercati, di musei. Allora, l'elemento, il landmark è il campanile, che come nella campagna o nella città è stato sempre l'elemento di riconoscibilità. In più si aggiunge un fatto, cioè il simbolo, elemento trascurato dal moderno, che in effetti invece nella chiesa ha recuperato un suo ruolo. Per esempio, qui ci sono vari elementi astratti e simbolici. Il campanile, per esempio, racchiude in sé questo significato di queste tre lastre che alcuni hanno voluto vedere come Padre, Figlio e Spirito Santo, oppure altri elementi che hanno determinato fede, speranza e carità. Quindi elementi che hanno dato un significato anche simbolico all'architettura. Dunque il sacro come elemento simbolico che diventa funzione fondamentale dell'architettura, cioè il simbolo che secondo me è sempre presente tra le funzioni fondamentali dell'architettura, anche in esempi di edilizia residenziale, perché la varietà della forma in realtà poi è un tentativo di dare un simbolo, un significato ulteriore rispetto alla funzione. Adesso questi aspetti del sacro li vedremo meglio all'interno. L'unica cosa velocemente che vorrei dire per a proposito dei simboli, molti mi hanno chiesto per quale ragione, avendo la santa questo suo famosissimo sari bianco e celeste, mi hanno chiesto perché io non ho adoperato questi colori dentro e fuori la chiesa. A me è sembrato molto semplice, sì, rispondere che il bianco rappresenta appunto il sari, la purezza di questa grande donna, e il suo azzurro sta nell'ascesi verso il cielo, quindi il bianco del travertino e l'azzurro del cielo richiamano comunque questo simbolo. Bene, andiamo a vedere la chiesa all'interno. Entrando, quello che si nota è questa sorta di ascensione, si entra col tetto che tende a crescere fino ad arrivare a questo abside, che mi sembra che sia quasi una citazione. Sì, assolutamente, l'intenzione progettuale era proprio questo, di dare questo, facilitare questo concetto dell'ascesi, cioè quella idea di trasformare ciò che è materiale in immateriale, e quindi di conseguenza far sì che chi si raccoglie in questa chiesa si rivolga verso l'alto, che del resto poi era la funzione stessa della Madre Teresa di Calcutta, che dal basso, dalla materia, dai poveri, tirava su le persone verso l'alto dandogli dignità. Questo è proprio questo senso di dare dignità In questo senso c'è questa interpretazione della fede, certo. E qui mi pare che ci sia anche un'interpretazione della luce, questa luce che viene dai lati e che si espande in maniera così uniforme e diciamo accentua questo unitore di questa chiesa, che è bianca fuori, connotata dal travertino, ma è bianca connotata
dal traversino e dalla luce dell'interno. Sicuramente è stata un'intenzione del progetto quella di mantenere questo bianco in maniera quasi parossistica, proprio per richiamare la figura della santa. C'è anche un altro fatto, che la santa di per sé, se voi vedete i suoi atteggiamenti, le sue fotografie, si piega verso i poveri, quindi è come se qui ci fosse il profilo della sua figura. E poi ci sono anche altri elementi simbolici di cui abbiamo parlato prima, non a caso 12 pilastri e i 12 apostoli, non è affatto un caso, non è solo una questione strutturale, è voluta. La stessa copertura, molto semplice, lineare, fa sì che acceleri la prospettiva verso l'abside. E dicevi che al tramonto questa chiesa si incendia come una sorta di richiamo alla comunità. Questo è dovuto alla mia città. Io sono romano e ho imparato a leggere i monumenti romani, e la loro caratteristica è quella di essere rivestiti in travertino, perché il travertino resiste al tempo e più invecchia più diventa bello. E nello stesso tempo al tramonto si incendia quasi a diventare un elemento di accoglienza e di calore verso la cittadinanza, quindi la continuità con il luogo, la caratteristica fondamentale dell'architettura italiana, quella dell'identità del luogo e la continuità con la sua tradizione. A Don Fabio, parroco della chiesa di Santa Teresa di Calcutta, vorrei chiedere qualcosa a proposito dell'architettura e del rapporto con i suoi fedeli. È vero che l'architettura può migliorare il rapporto anche con l'edificio, con i riti? La comunità attendeva da 12 anni questo evento e stiamo vedendo nei primi mesi il passaggio di tante persone con un numero sempre crescente. Possiamo dire che anche la struttura riqualifica il territorio e dà dignità alle persone che vi abitano. Noi abbiamo notato, venendo in questo quartiere periferico, il campanile che svetta con la croce e il bianco dei materiali, il travertino che riveste questa chiesa. Significati simbolici? Sì, è sicuramente un segno di rottura all'interno di un'architettura piuttosto massificata ed è un segno di identità della comunità cristiana che in qualche modo qualifica tutto questo territorio attraverso un'azione di scambio, di sollecitazione a entrare, a venire, partecipare alla vita della comunità, ma anche in uscita, nel senso che la comunità si pone in dialogo con le varie realtà presenti. Sì, abbiamo visto come la Chiesa Cattolica è capace di utilizzare anche il linguaggio dell'architettura moderna. Abbiamo visto nella chiesa di Tor Tre Teste e lo vediamo in maniera diversa anche in questa parrocchia. Adesso io ti chiedo, ma l'inserimento nel contesto urbanistico, vediamo la piazza moderna là, davanti a noi, il centro commerciale. La chiesa è capace ancora di essere come una volta il centro di un quartiere, il fulcro anche urbanistico? Beh, non si può parlare di chiese se non si affronta il discorso del simbolo. Tutte le religioni hanno bisogno di una forte simbologia, la religione cattolica non deroga a questo, però in questo caso ci troviamo in un contesto particolare perché è un quartiere, diciamo, nato da poco. E quindi l'inserimento è doppio, cioè la Chiesa non solo si deve inserire, vuole inserirsi con un doppio binario, da un lato un linguaggio architettonico, come dire, dirompente, la Chiesa di Meyer per esempio, no? Che qualifica se stessa e l'intorno urbano attraverso un gesto molto, molto forse originale. Forse un po' autoreferenziale. Ma Meyer è Meyer. Poi, diciamo, qui invece abbiamo un esempio diverso di citazioni, la croce, l'abside e il travertino, quindi di un edificio che più che denunciare se stesso denuncia una diversità rispetto a un tessuto. Ecco, io penso anche che questa chiesa, come tutte le chiese romane, soprattutto quelle di ultima generazione, sia capace di surrogare una carenza di spazi pubblici, per cui assolve anche una funzione ulteriore rispetto a quella sacra, cioè una sorta di surroga di spazi che dovrebbero essere appannaggio
dello Stato, del Comune, della Regione, cioè di tutti quegli enti che gestiscono la parte laica della vita. Sì, e questo rilancia una funzione a Chiesa che si era un po' persa, cioè quanto più la città degrada dal punto di vista urbano, dal punto di vista sociale, tanto più la comunità si ritrova in questi spazi che sono in qualche misura punti di riferimento, diventano punti di riferimento anche per i non credenti, tanto più che diciamo, fenomeni di immigrazione, quindi la presenza anche di etnie diverse, scatena il problema dell'inclusione, e la Chiesa in questo sicuramente, le parrocchie rappresentano un punto di partenza. Certo, poi il percorso è lungo e non è solo simbolico, è un percorso anche di inserimento nel sociale. Però la parrocchia è fatta anche di fatti concreti, perché noi vediamo che intorno alla chiesa, oltre alla piazza, al sagrato, che ha una sua funzione urbanistica, le chiese, le parrocchie romane si dotano di attrezzature sportive, di sale per riunioni, di sale per fare la musica, cioè assolvono una funzione che l'architettura rappresenta. Sì. Questo ecco, soprattutto dal dopoguerra in poi, prima non aveva bisogno. La capacità di rinnovarsi e di entrare in contatto con il sociale. Sì, prima non aveva bisogno, prima si rappresentava attraverso diciamo, un certo monumentalismo celebrativo. E quanto più si allontana la memoria del potere temporale, tanto più ci si avvicina al senso del sociale, cioè la Chiesa come anche struttura inserita nel sociale. E questo è un percorso, ripeto, che ormai è secolare, bisogna dire, è la Chiesa che si adatta alla società, che tanto più che questo Papa sta facendo molto da questo punto di vista. Quello che dici, queste parole che hai detto, la Chiesa che si adatta alla società, la Chiesa forse unica tra le religioni, le grandi religioni monoteiste, che riesce a captare i linguaggi moderni e il campo architettonico, lo vediamo spessissimo, soprattutto qui a Roma, e a rinnovarsi nel linguaggio, mantenendo naturalmente il suo contenuto eterno che da 2000 anni illumina in un certo senso, se non altro per certe tematiche sociali, l'umanità. Oggi la funzione della Chiesa Cattolica, per certi versi, oltre all'aspetto sacro, è molto importante per il messaggio di pace, per il messaggio sociale, per il messaggio di uguaglianza e soprattutto per questo messaggio rivolto verso i poveri. E in un certo senso queste chiese così adagiate e immerse nel territorio periferico lo rappresentano. Beh, le parole di Don Fabio sono illuminanti, infatti lui parla di comunità, cioè una comunità nella comunità, non nel senso della separatezza, ma nel senso di un nucleo che può allargarsi e coinvolgere un ambito più ampio di residenti. C'è da dire una cosa che Ponte di Nona ha, e lo confermava Don Fabio fuori onda, che ha il problema di essere il tipico quartiere dormitorio e quindi ha la difficoltà di aggregare, perché le fasce di orario in cui viene vissuto sono fasce d'orario estreme. Però a mano che questa natalità forte che c'è in questo quartiere produrrà adolescenti e giovani, tanto più è auspicabile che come diventi un luogo di coinvolgimento di fasce di età che guardano al futuro, sicuramente più della nostra. Per cui in conclusione potremmo dire che l'architettura delle chiese è un'architettura votata al sacro, ma è anche un'architettura di speranza e di futuro, come le parole di Don Fabio e questa chiesa rappresentano. E a conclusione della puntata, la consueta rubrica punto e virgola a cura di Valentina Piscitelli. Oggi abbiamo parlato di architetture religiose, di chiese, di spazi sacri, ed è un film di Nanni Moretti, La messa è finita, del 1985, a interpretare il rapporto del cinema con l'architettura. In particolare, un prete che torna a Roma ad amministrare una chiesa di periferia si trova ad avere a che fare col degrado morale dei suoi abitanti, delle persone che conosceva. E questo ci fa aprire un tema molto importante, che è il ruolo delle chiese nell'ambito della città e di come gli spazi davanti alle chiese sono dei veri e propri luoghi di ritrovo, degli spazi pubblici, molto importanti per l'equilibrio dei quartieri.